Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Con le riprese di Vittorio Rossi siamo al termine dell'ultimo Consiglio regionale della Toscana. Vi parliamo oggi da una nuova sala scelta appositamente per voi. Dunque, come sempre, andiamo a vedere quelli che sono gli argomenti principali che abbiamo selezionato per voi che sono usciti al termine dell'assise del Parlamentino della nostra regione. Vediamo il sommario. Bene, come abbiamo visto nella nostra grafica, gli sviluppi della indagine cosiddetta CEU hanno portato il dibattito qui in Consiglio regionale quest'oggi. Dunque vediamo in questo caso, come sempre, questo delicato argomento che, come sappiamo, tratta lo smaltimento illegale di alcuni rifiuti, molte tonnellate purtroppo, soprattutto che sono state sotterrate sotto le nostre strade. Dunque andiamo a vedere, come sempre, questo argomento trattato dai consiglieri della maggioranza che della opposizione consiliare. Ma indubbiamente è stato un dibattito costruttivo, un dibattito in cui sono emerse posizioni politiche, si è approfondito gli aspetti. Come giunta abbiamo risposto con una mia relazione più generale, una più specifica di Monia Monni, su tutto quello che è stato il comportamento e l'agire degli uffici in questi ultimi tempi, con tutta una sequela di atti che dimostrano come indubbiamente vi sia stato un atteggiamento di rigore, di correttezza. Personalmente ho cercato di evidenziare che sulla base dei fatti la Regione Toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati a cui va la nostra piena fiducia, accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare la correttezza degli atti e dall'altra parte mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato, visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone, sovraintese naturalmente a quelle che possono arrivare dal livello regionale. Visto che non ha prodotto effetti in un anno, tanto vale approvarlo e lunedì noi faremo partire l'iter attraverso una delibera di giunta. Gianni è venuto in aula perché noi abbiamo richiesto la comunicazione con ben 15 domande. Alla metà lui di fatto non ha assolutamente risposto e nelle altre si è limitata a risposte molto blande. Noi dal Presidente della Regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso, soprattutto su fatti così gravi. Lui deve venire, deve essere chiaro in aula, perché portare chiarezza all'aula significa portarla anche ai cittadini toscani. Questa comunicazione arriva due settimane da quando siamo stati resi edotti purtroppo di questa inchiesta a livello regionale, due settimane in cui il Presidente di Regione è stato zitto. Questo per noi è inaccettabile, perché leggiamo giornalmente e vediamo sulle TV tutte le notizie che riguardano questa vicenda che ancora è ben lontana da risolvere, da essere risolta. Sappiamo che ci sono dirigenti regionali che sono indagati, abbiamo chiesto cosa intende fare il Presidente con il suo capo di gabinetto. Lui dice che ha avviato una procedura, ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento, basta semplicemente rimuovergli l'incarico e fargli cessare di fatto il lavoro qui in Regione. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario, perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Sul tema ambientale invece dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire, però c'è necessità di agire velocemente, altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini. Quindi continueremo a chiedere quelle cose a cui non abbiamo ricevuto risposta all'interno della commissione d'inchiesta che abbiamo chiesto insieme a tutto il centrodestra, perché riteniamo che portare avanti la strada della legalità, della chiarezza e della correttezza sia il minimo di quello che si può fare quando si siede all'interno delle istituzioni.
e il Presidente Gianni speriamo che chiarisca meglio rispetto a quello che ha fatto in aula le sue posizioni nelle prossime ore, perché avere un Presidente significa anche avere la responsabilità di tutti i cittadini della Toscana, e abbiamo chiesto a lui di mettere al centro la sua onorabilità anche per la prosecuzione di questo mandato. Abbiamo voluto profondamente questa comunicazione in aula e devo dire però che non si è risposto alle domande vere che noi abbiamo posto, che sono politiche, quelle che riguardano la parte del... Scusate, mi sono incartata perché sentivo il sottofondo. No, non vi preoccupate, sono... No, non c'è problema. Riparto da zero. Le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche. Invece quelle politiche erano quelle che secondo noi il Presidente Gianni doveva dare in questo momento. Perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni e dalle fonti di stampa appare essere drammatico per il modo in cui la maggioranza che attualmente è al governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica e i suoi rapporti con il territorio, le aziende, le imprese e quant'altro. È gravissimo perché apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini, e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto delle attenzioni delle mafie. E questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla Regione Toscana in questi anni, e di cui anche il Presidente Gianni ha parlato, di fatto allora sono state inutili, e che i dossier che vengono fatti, in cui ci denunciano cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in Toscana, non vengono ascoltati o forse presi sul serio. E questa è forse la cosa più grave. Noi non riusciamo a dare garanzie ai cittadini per quello che succede. E se davvero dovesse emergere, cosa che mi auguro non accada mai, che ci sono delle relazioni più profonde tra la politica e mafia o criminalità organizzata, allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere. Ha detto semplicemente che questa inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha sviluppato due differenti discussioni. La prima riguarda le presunte infiltrazioni mafiose in Toscana. Intanto oggi l'Aula ha riconosciuto, tutte le forze politiche hanno riconosciuto che purtroppo la mafia esiste anche in Toscana, la mafia esiste in Toscana e si fa sentire, e questo è già un primo traguardo, visto che una settimana fa la maggioranza si era rifiutata di approvare la richiesta di Fratelli d'Italia che chiedeva di istituire una commissione permanente antimafia. Quindi un primo passo avanti lo abbiamo fatto. Riguarda, questa è la prima parte, la prima discussione, riguarda il procedimento che la magistratura sta portando avanti e che alla fine dovrà dirci se nella nostra regione esistono degli assassini, perché non esiste un altro termine per poter etichettare persone che in cambio di qualche euro hanno scelto di sotterrare sotto il nostro suolo migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici, condannando a morte di fatto 3 generazioni minimo di cittadini toscani. La seconda invece discussione è una discussione tutta politica, e non può il Presidente Gianni, non può la maggioranza trincerarsi dietro la magistratura deve fare il suo corso. Perché la seconda discussione, che è quella sull'esistenza o meno di legami tra dei centri di potere e la politica, è una discussione tutta politica e deve essere fatta e affrontata nella sede più naturale, che è l'assemblea che rappresenta tutti i cittadini della Toscana. Cioè noi vogliamo sapere se in Toscana esistono dei centri di potere, che siano i conciatori di Santa Croce o che siano chi vogliono, ma dei centri di potere che decidono al posto dei cittadini chi fa l'assessore, chi fa il dirigente in Regione Toscana, che scrivono leggi, che consegnano poi a dei consiglieri che le presentano senza neppure sapere cosa c'è scritto dentro, che vengono votate in maniera anche poco trasparente. Questo lo vogliamo sapere dalla politica, non dalla magistratura. Come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto che fino al terzo grado di giudizio si è tutti innocenti. Non è perché cambia il colore politico di un indagato o perché cambia il nome, cambia la nostra idea. La coerenza è quella che ci appartiene e ci apparterrà fino in fondo. Per questo motivo anche oggi in aula abbiamo ribadito alcuni concetti. Il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario.
Il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo primo proponente Forza Italia, firmato da tutti i colleghi di centrodestra, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Vedete, i report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale, noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante e di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio, che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL toscano, 6.000 addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce, sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi. E se c'è qualcuno che ha sbagliato, quel qualcuno deve essere allontanato, ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare, noi dobbiamo sostenere quel distretto. Dall'altro, capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla Regione Toscana sono state, a detta così, dell'inchiesta, inquinate da infiltrazioni mafiose. Ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso, che è oggetto di una parte dell'inchiesta. Ma intanto una presa di posizione forte da parte nostra, di solidarietà alle persone ovviamente indagate, alle loro famiglie, massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario, questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale. Bene che la Toscana si sia definita parte offesa, a mio avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale, semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno, perché non ha aiutato nessuno. E quindi bene, come ho condiviso quello che ha detto il Presidente Gianni del fatto di eliminare un emendamento, se anche questo può destare un semplice dubbio all'interpretazione, diciamo, di una norma, perché la Toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale, i funzionari dell'ARPAT sono funzionari di altissimo valore che hanno sempre tenuto alta l'asticella dell'attenzione ambientale, quindi si ripresenterà nei prossimi anni l'opportunità di fare scelte importanti, questioni economiche, questioni di salute, è una dicotomia che viaggerà per tanti anni insieme, ma soprattutto servirà una politica in grado di fare scelte con qualità, competenza, con forza e con un ruolo nuovo. Un nuovo argomento per oggi portato in consiglio dalla Presidente del Consiglio stesso, Antonio Mazzeo, che riguarda un'importante novità a livello di regolamento del Consiglio evidentemente e che comporta la futura digitalizzazione degli atti presentati dai consiglieri. Dunque sentiamo il Presidente Mazzeo su questo importante ed innovativo argomento. Come Consiglio regionale stiamo lavorando da un po' di settimane insieme ai capigruppo e all'ufficio di Presidenza per lavorare sul regolamento di funzionamento del Consiglio regionale. Proprio oggi in aula ho risposto al collega Capecchi che chiedeva maggiore chiarezza. Io sto cercando di tenere insieme due bisogni entrambi importanti. Da un lato la tutela delle minoranze, quindi la possibilità di dargli il tempo per presentare gli emendamenti relativi agli atti che la maggioranza presenta, e dall'altro anche una garanzia a tutti i membri dell'Assemblea legislativa della congruità del regolamento. Se lo scorso Consiglio regionale avesse approvato un nuovo regolamento e avesse messo in campo tutte le azioni che un paese moderno deve avere, permetterebbe a tutti di avere oggi maggiore chiarezza. Io ho ascoltato in aula c'è chi diceva che quell'emendamento non l'ho visto, l'ho visto. Con un sistema digitale l'emendamento in questione sarebbe stato caricato, si conosceva un orario in cui veniva caricato, chi, come dire, tutti coloro i quali potevano l'avrebbero visualizzato. Ecco, io penso che, ed è la mia idea che ho della politica, noi dobbiamo essere il più possibile trasparenti e fare in modo che sia i colleghi consiglieri sia i cittadini possano conoscere l'iter di tutti i passaggi amministrativi. Digitalizzazione anche questo. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima occasione con la rubrica del Consiglio regionale della Toscana. Grazie e salve a tutti. Regione Toscana, il Consiglio regionale.